che svolgo questo lavoro a reinventarmi, a inventarmi il mio lavoro. Perché in tempi di crisi tipo questo, ma ce ne sono stati anche altri, bisogna poi capire, come dire, innovare se vogliamo, bisogna innovare, bisogna cercare la novità, soprattutto per quello che riguarda l'ambito della formazione. Adesso è venuto fuori il discorso del coaching, colui che si prende cura anche del dirigente singolo e quindi lo porta avanti in un percorso di crescita, di empowerment, di autostima, perché ovviamente ci sono i timori, le paure di tutti i giorni. Quindi io credo, ma questo lo diceva già De Michelis negli anni 80, che il lavoro bisogna inventarselo. La mentalità assistenzialista, la mentalità di chi dice ah, ma lo Stato deve provvedere a me, il posto fisso, la stabilità, non c'è, non esiste. Questa crisi, secondo me, ci ha dato una grande opportunità, quello di capire che l'unica certezza che esiste al mondo è l'incertezza e che non ci sono certezze. Allora, vivere in questa marea, diciamo così, e imparare a nuotare, credo sia la cosa migliore, no? Per sopravvivere in questo oceano. Cercare le sicurezze le dobbiamo trovare solo dentro di noi, non esiste altro. Antonella, io non solo sono estremamente d'accordo con te, con quello che dici, e mi fa strapiacere che sia una donna a farlo, cioè a dire questa cosa, no? Perché c'è sempre un po' quella mentalità legata un po' alla cultura italiana che ci portiamo dietro, che sembra sempre che poi sia la donna a cercare la sicurezza nella vita, no? Nel matrimonio, nel compagno, nella famiglia, quindi quello che dici secondo me è sacrosanto. E per quanto riguarda il lavoro, sono assolutissimamente d'accordo con te. L'unica cosa che dico è che effettivamente mancano poi le strutture che ti diano una mano a concepire questo pensiero. Assolutamente, assolutamente mancano. Se ci fossero anche quelli, ma se ci fossero quelle, avremmo un altro tipo di cultura, di mentalità, io credo. Siamo stati troppo abituati a questa cultura del posto fisso, della sicurezza, della certezza, ma è sempre stata un'illusione che non è venuta fuori da 20 anni di politica, non voglio dire come, non voglio usare cattive parole in questo momento, ma è venuta fuori da 30, 40, 50 anni di illusione, ci hanno sempre illuso e noi come popolo abbiamo permesso che ci illudessero. Assolutissimamente, e credo che questa cosa qua, correggimi se sbaglio, lo viene tantissimo fuori in quello che possiamo, e ripeto, correggimi se sbaglio, e fallo, ti prego, nello scontro generazionale tra giovani e meno giovani. Esatto, esatto, esatto. Non c'è la cultura, come diceva Mujica, io ho visto l'intervista meravigliosa di quest'uomo e ne ho trascritto dei pezzi perché li infilerò nei miei corsi sulla leadership, perché mi occupo di leadership al femminile, oltre che di leadership in generale. Proprio perché c'è un discorso di integrazione lavorativa fra uomo e donna, cioè non sanno lavorare ancora, per esempio, fra di loro. Ci sono tanti pregiudizi. Assolutamente, questa cosa qua ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con Nicola Antonucci, no? che lui torna sul tema della deflazione e con lui parlavamo proprio dello scontro generazionale, delle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, che trovano un muro da parte di quelli che invece sono quasi spaventati perché si rendono conto che c'è un dislivello quando in realtà sono un archivio di sapere che dovrebbe solo essere sfruttato al mille, però devono anche fare in qualche modo un'ammissione di colpe e mettersi una mano sulla coscienza e accettare che le nuove generazioni hanno una preparazione su dei settori, nelle frontiere che sono telematiche, il computer, eccetera, eccetera, i nuovi media, eccetera, superiori in tanti casi. Assolutamente, ma guarda, la generazione dei ragazzi del Movimento 5 Stelle è proprio la prova provata, l'esempio eclatante di quanto questi ragazzi siano in grado di fare e di muoversi sul loro percorso, su quelli che sono, ecco, la tecnologia. Sì, io lavoro col computer, ma non essendo più da tempo di quella generazione, mi rendo conto del gap, della minore capacità da parte mia di usare con disinvoltura questi mezzi. Loro sono eccezionali da questo punto di vista. Io, se potessi, ne farei volentieri a meno, anche se non giusto, perché ci mettono, sebbene usati, come tutte le cose, sebbene usate, ci mettono in collegamento con il mondo, ci danno informazioni, eccetera. Però loro sono molto più avanti
rispetto alla mia di generazione. Non so se mi sono spiegata, Cristina. Assolutamente, ti sei spiegata perfettamente. Ti leggo un commento di Paolo. Paolo ci dice: ma perché dobbiamo assumere un manager per poi fargli il coaching? Perché è incapace? Di Battista ha fatto coaching? No, è bravo e basta. Tu cosa rispondi a questa cosa? Sì, no. Quello è un altro tipo di discorso. Il coaching di cui io parlo non è tanto a livello tecnico, professionale, anche perché, ripeto, io sono una psicologa, quindi a livello tecnico non saprei dare un'idea, un suggerimento a chi per esempio si occupa, a chi è un dirigente informatico, no? Io parlo, il coaching parla proprio della persona. Ci sono dei momenti di crisi, di timore, tipo un dirigente che per esempio si è separato, no? Ha subito una, oppure non sa più gestirsi il tempo, perché noi siamo i figli della sindrome della fretta, se ci fai caso, se chiedi a chiunque dove stai andando, ti risponderà probabilmente non lo so, ma ci devo arrivare in fretta. E questo noi corriamo sempre, per cui questo rovina le relazioni interpersonali, lavora anche la stessa qualità del lavoro. Quindi io faccio coaching in questo senso, non perché la persona sia incapace, ma perché in quel momento di debolezza, di fragilità, di vulnerabilità, sta rendendo meno. Non so se mi sono... Assolutamente. Antonella, ti leggo due commenti, secondo me molto interessanti, possono essere due spunti di dibattito. Maria Speranza Dominici ci dice: è una vita che vivo la giornata. Scusa? Ho detto salutala, perché sempre ci mandiamo post. Ok, l'hai fatto tu, in diretta. Allora, lei dice: è una vita che vivo la giornata, non so quanti soldi ho per campare e quanti mi entrano al mese, e sto bene. E invece Ivano ci dice: ma che lavoro ci inventiamo se il lavoro non c'è? Ce lo spiega Nellina? Allora, prima rispondo a Speranza, che credo abbia capito poi il nocciolo della questione. Vivere giorno per giorno, vivere nel presente, è vero che abbiamo bisogno, per essere felici abbiamo bisogno, come diceva Mujica, di beni materiali, di come dire, di sostentamento, di mettere il pranzo con la cena, come si dice a Roma. Ma abbiamo bisogno anche d'altro, abbiamo bisogno di vivere il presente. Noi siamo perennemente preoccupati per il futuro, siamo perennemente preoccupati per quello che succederà domani, per quello che potrebbe succedere fra una settimana, ma stiamo ora, qui ed ora, in questo momento, e probabilmente avremo la lucidità di capire che cosa dobbiamo fare in questo momento per procurarci un futuro più sereno. Se non viviamo il presente, dove stiamo? In quale dimensione siamo? E questa è la prima risposta. Per quanto riguarda invece la seconda... Aspetta che ti interrompo solo un secondo, Antonella, perché Ivano nel frattempo ci dice, sempre relativamente, ci può dire Nellina che lavoro ci possiamo inventare, visto che solo se vuoi iniziarne uno sei già indebitato fino al collo, con tutte le tasse, la burocrazia, le carte, i bolli e tante altre cose che non fanno altro che dissuadere. Se però ci lasciamo coinvolgere da queste, tra virgolette, dissuasioni, se noi ci lasciamo dissuadere o dissuadere, come volete, da queste cose, è chiaro che non andiamo avanti. Se pensiamo, allora, intanto la fanciulla che mi ha scritto, il fanciullo, non lo so chi sia, sa che cosa... Ivano. Ivana ha scelto, ha deciso che cosa vorrebbe, che cosa le piacerebbe fare, non che cosa deve fare. La differenza sembra intangibile, ma tra devo e posso c'è un abisso. Allora, se devi fare per forza qualcosa, è un discorso, troverai sempre 2000 ostacoli. Se vuoi e puoi fare determinate cose, che cosa vuole fare questa ragazza? Questa è la prima cosa che mi verrebbe in mente. Che vuole fare? Vuole aprire un negozio? Vuole fare la sportiva? Vuole intraprendere un percorso da impiegata? Non lo so, questa è la prima. Che cosa voglio fare? E come mi posso muovere per farlo? Sì, e poi i problemi davanti, se noi ancora non abbiamo in mente bene il progetto chiaro e già ci mettiamo davanti tutti i problemi, ne troveremo sempre di più. Se pensiamo che una cosa da fare è difficile, sarà difficile, perché noi siamo ciò che pensiamo. E su questo ti dico, lo dico a livello personale e professionale.
Sì, io sono veramente contenta che ti sei collegata, perché sinceramente non mi aspettavo neanche una conversazione, cioè mi aspettavo un po' più di cazzeggio, e quindi ti ringrazio, nel senso che il cazzeggio c'è sempre tempo per farlo, però visto che hai affrontato e lo stai facendo con delle parole molto semplici, quindi guarda, magari poi rimaniamo anche in contatto, perché no, perché potremmo fare un appuntamento fisso, che secondo me sono, cioè, sempre un... Credo che quando poi si parla tra persone, si affrontano temi molto personali, si dicono cose che poi viviamo simili un po' tutti quanti. Quello che a volte mi trovo io a volte a dire, a dare dei consigli a degli amici, partendo dal presupposto che io ad oggi non ho esperienze ovviamente ventennali di vita, di lavoro, però sicuramente mi sono trovata in tante situazioni molto diverse. Non ho in questo momento la necessità di trovare il lavoro della vita per sempre. Anzi, ti dico la verità, da quasi ventottenne mi metto un'ansia pazzesca l'idea di avere un lavoro da oggi a sempre, cioè l'idea proprio di fare quello per tutta la vita, ti dico anche no. Sono d'accordo. Allora, posso farti un esempio personale, Cristina? Certo. Ecco, allora, ripeto, io faccio il lavoro che mi piace, me lo sono scelto, mi piace molto, mi occupo anche ovviamente a livello clinico di persone, perché mi faccio anche consulenze, eccetera. Consulenze di tipo clinico, ovviamente a livello psicologico, però più che altro mi occupo di psicologia del lavoro, di aziende, eccetera. Il discorso è proprio, oddio, ho perso il filo, perché io stavamo parlando del fatto dell'ansia che ti dimette l'idea del lavoro da oggi a sempre. Sì, ma bravissima, la diversificazione. Allora, nonostante io continui a fare il mio lavoro e continua a piacermi per il momento, perché non possiamo mai dire che cosa ci succederà domani mattina, ho scoperto che mi piace molto scrivere. Mi piace scrivere, ma fin da piccola, e ho cominciato a scrivere racconti, a scrivere testi per il teatro, cose mai pubblicate, che tengo sul computer, che non, però mi piace, mi rilassa, mi fa bene. Poi fra me ho pensato un giorno, ma perché queste un domani non potrebbero diventare reddito? Cioè, perché i racconti che mi piace tanto scrivere magari li mando a un editore, adesso ti ho fatto un esempio sciocco, se così si può dire, però ecco, il vivere il presente, il vivere giorno per giorno ci porta proprio a questo, a scoprirci giorno per giorno, a capire che anche lo psicologo può fare lo scrittore, si può dilettare, che ne so, a scrivere piuttosto che a fare giardinaggio, e poi anche quello può divenire, ecco, la risposta che segue a Divana, può divenire reddito, può divenire un qualcosa che non solo ci appassiona e ci piace, ma che ci procura anche del denaro. Perché no? Perché no? Il lavoro non è solo impegno e fatica, come ci ha insegnato la nostra cultura della sofferenza. Il lavoro, secondo me, è divertimento, perché se non ti diverti, non lavori nemmeno bene e non sei utile alla società. Assolutamente, e quando in alcuni casi non hai la fortuna di fare un lavoro che ti diverte, e questo è quello che io ad esempio mi trovo sempre a chiacchierare con mio padre proprio di questo, che non fa proprio un lavoro divertente, perlomeno trovati un hobby che sia triplicamente divertente, cioè nel momento in cui alle 6 devi far cadere la penna, perché a un certo punto dici devo portare a casa la pagnotta e quindi anche veramente lavare i pavimenti, i gabinetti, che uno dice oh mio Dio, a volte si dice no, guarda, tutto andrei anche a lavare i cessi, ma va bene, ma quando sono le 6:30 e fai cadere la penna, datti al nuoto, datti al cinema, guardati film, leggi, vai a correre, no? Esatto, assolutamente, anche perché ci porta ad avere un pensiero maggiormente affermativo, e il pensiero, guarda, te lo dico veramente per esperienza professionale, ha un suo peso specifico. Il pensiero, se è negativo, ci porta a negatività e viceversa. Assolutamente, Antonella o Nellina, in questo momento Ivano che ti dice mi chiamo Ivano con le O e non Ivano, vabbè, l'abbiamo capito, Ivano, ci vuole il reddito di cittadinanza. L'Italia non è un paese che in questo momento dà spazio all'inventiva, per mangiare c'è bisogno di soldi, per le bollette ci vogliono i soldi, per un mutuo ci vogliono i soldi, il lavoro me lo invento quando il mercato mi dà l'opportunità di farlo, scusami. Ho capito. Allora, come ritorno all'intervista meravigliosa di Mujica, sono gli eventi che conducono le persone, non sono le persone che conducono gli eventi. Cioè, che cosa aspettiamo? Che il mercato ci dia l'opportunità? E quando ce la darà l'opportunità? Il cambiamento parte sempre e comunque da noi stessi. Voglio cambiare, ho deciso di cambiare, lo faccio.
se la scusa di cambiare, aspettare che il mercato mi porti, attenzione, non è che stia incolpando Ivano assolutamente, però a volte inconsapevolmente noi ci adagiamo, ma devo aspettare che il mercato mi dia l'opportunità. Adesso prendo il suo esempio, ma ne potrei prendere altri 100. No, non devo aspettare che il mercato mi dia l'opportunità. Devo chiedermi innanzitutto che cosa voglio fare, che cosa mi piacerebbe fare o che cosa ho l'opportunità di fare in questo momento per poter vivere al meglio, che ne so, per poter portare i soldi a casa, per poter mettere a tavola un pranzo o una cena, per poter seguire i miei hobby o le mie passioni. Ecco, questo che cosa posso e voglio fare in questo momento. Non posso aspettare il mercato o il politico giusto o lo Stato. No, questa crisi ci sta dimostrando che non è così. Sì, no, guarda, Antonella, credo che ovviamente poi i commenti che arrivano in questo momento sono tutti legati al fatto che dicono, cioè quando tu parli e stai dicendo delle cose che dice Beppe, che dice Dario, che adesso al di là di Beppe, poi magari appena finiamo questa skypata mettiamo proprio il video di musica a cui tu fai spesso e volentieri riferimento, che è tuttora in home page del blog di Beppe. Oltretutto, giusto per raccontare un aneddoto, l'abbiamo trovato per caso su internet, abbiamo scoperto che dietro a questa intervista erano molto presenti degli attivisti del Movimento 5 Stelle spagnoli, quindi italiani che vivono in Spagna, che ci hanno contattato, sono stati carinissimi, ci hanno messo subito a disposizione il testo scritto, hanno lavorato loro, quindi gentilissimi, e ci hanno fornito questo materiale che abbiamo messo ovviamente in home page ieri e lo teniamo anche oggi. E quello che dici tu è una cosa, secondo me trovo che sia veramente molto giusto, molto profondo, e sicuramente è detto da una persona che ha a che fare tutti i giorni con queste problematiche, quindi sarai anche abituata a risposte sì, ma se non ho i soldi, sì, ma è facile parlare di passioni, di cose. E quindi ecco, ti chiedo un commento di chiusura e poi magari mi piacerebbe, ti chiedo se ci puoi mandare una mail, ci possiamo magari sentire anche in privato, così proviamo a farci venire in mente qualcosa per far diventare questo colloquio sul lavoro un appuntamento fisso, se hai voglia, piacere e tempo ovviamente. Sì, va bene, volentieri. Come concludo, Cristina? Come vuoi, mi viene da dire, ti passo proprio la palla. Ma no, io intanto auguro veramente a tutti, credo che la cosa più augurabile, più auspicabile per tutti noi sia una serenità di fondo, anche se non ci sono, soprattutto in questo momento, motivi per essere particolarmente sereni, ma secondo me lo sforzo che dobbiamo fare è proprio questo, di cercare dentro di noi a tutti i costi un filo di serenità, perché ci porta, e lo dico molto concretamente, perché non mi piace sognare più di tanto, mi piace sognare, ma mi piace anche stare con i piedi per terra. La serenità ci dà quella lucidità, quella capacità di prendere la decisione giusta, di cogliere l'opportunità, dice, ma in tempi di crisi? Sì, in tempi di crisi, in cinese, crisi si traduce con due ideogrammi, wei e gi, se non sbaglio, che vuol dire minaccia o opportunità. Vogliamo che questa crisi sia una minaccia, pensiamo che lo sia, sarà una minaccia per noi. Pensiamo che questa crisi sia un'opportunità, la troveremo. Questo è l'unico augurio che faccio a tutti noi, me per prima. Cercare la parte, come dire, cercare il lupo buono. Cioè nutriamo quel lupo che fa parte, che ci dà l'opportunità. Ecco, nutriamo la parte opportunità della crisi, non la parte minacciosa. Antonella, ti ringrazio tantissimo, se mi dai il permesso io pubblicherei questa skypata tra di noi sul canale di YouTube della Cosa, così almeno chi ha voglia, piacere, tu stessa se lo può andare a rivedere. Ti ricordo qual è la mail della Cosa, che è lacosa.beppegrillo@gmail.com. Esatto, se hai voglia di mandarmi una mail così ci scambiamo appunto qualche contatto, riusciamo a tenerci insomma, perché ogni tanto ti leggo, ti ho letto ieri, so che vai e che vieni. Io ti saluto, ti ringrazio tantissimo, ti porto tutti i saluti che ti stanno arrivando, che adesso ti vai a vedere tu in chat perché sono tantissimi, e a presto, e adesso un po' di musica e poi ci guardiamo il video di cui Antonella ha più volte parlato in questa skypata. Ciao Antonella. Grazie Cristina, un bacione.
happy estivo. Ciao, ciao, ciao. Allora, adesso chiudiamo qua la connessione Skype. Ringraziamo nuovamente appunto Antonella. Aspetta che qua mi hanno...